Da tempo non si assisteva ad una gara degli assoluti d'Italia così ricca di spettacolo, pubblico, emozioni, colpi di scena, clamorose vittorie. L'occasione è stata la quarta prova del massimo campionato nazionale disputata il 16 e 17 luglio a Casazza, che è tra i comuni più grandi della Val Cavallina. Eccellente comunque la gara svoltasi sotto il segno della scuderia Casazza e del motoclub Grone, diretti rispettivamente da Giuliano Piccinini e Alessio Facchinetti. Casazza, Bergamo è un punto importantissimo per quello che riguarda l'enduro e sono ben contento di far parte di questo mondo che sta regalando sempre più soddisfazioni a livello organizzativo. Risultati sportivi come piloti italiani nel mondo magari meno, ma gli organizzatori hanno raggiunto un livello di professionalità, di rispetto per tutto quello che riguarda anche l'ambiente. Cioè ormai siamo riusciti veramente a fare delle gare belle che possano accontentare veramente tutti, non solo gli appassionati di enduro, per cui è un bel traguardo. L'enduro in Bergamasca credo che sia uno degli sport che va ancora per la maggiore, anche se diciamo rispetto agli anni d'oro, quando si riempivano le pagine dei giornali e comunque i minuti delle varie TV, c'è stato magari un calo da questo punto di vista, ma Bergamo, diciamo che secondo me Bergamo è e rimane e continua orgogliosamente ad essere endurista. Quando vuole può partire Simone Albergoni, è dentro! Simone Albergoni fa sua la classe 450 a quattro tempi, precedendo un più che bravo Edoardo D'Ambrosio, pilota KM Honda. Si sono alternati sul terzo gradino del podio in questi due giorni Gianluca Martini e Oscar Balletti, entrambi su Beta. Sono davvero felice finalmente perché oggi, sia ieri che oggi, i miei tempi erano di rilievo anche per la classifica assoluta, quindi finalmente ho trovato un buon passo con la moto e il feeling era buono su queste prove speciali. Ho conquistato altri 50 punti utilissimi per il campionato e quindi bene, davvero soddisfatto della gara di casa. Voglio vedere il tempo. Partito in questo momento Alex Salvini, sta dalla sua Husqvarna. Grande prova per Alex Salvini, pilota Husqvarna CH Racing, che interrompe il trend positivo di Alessandro Belometti su KTM Farioli, conquistando per la prima volta nella stagione e nella sua carriera enduristica la classe 504 tempi con 12 secondi di vantaggio. Si sono alternati sul terzo gradino del podio tra sabato e domenica Tullio Pellegrinelli e Mattia Traversi. Finalmente ce l'ho fatta, ieri ho fatto tanti errori, un po' di cadute, ho dovuto un po' riadattarmi alla moto visto che l'ultima gara l'ho fatta col 250 e oggi invece ho spinto forte dal primo giro, sono riuscito a far bene anche la linea che ieri avevo sbagliato tanto e niente, finalmente ho arrivato alla prima vittoria e sono contento, poi tanto più in casa loro. Secondo oggi ho fatto un po' di errori, sono caduto la penultima linea e l'ultimo estremo, ho perso un po' di secondi, però giornata positivissima, gara questa di Bergamo organizzata bene, ottima gara e complimenti al motoclub e bene per me per il campionato. La 125 due tempi sembra davvero non conoscere altri leader al di fuori del 21enne Jonathan Manzik, pilota KTM Farioli, in una forma eccezionale in questa stagione, confermandosi uno dei migliori talenti italiani del momento. Secondo posto per Giacomo Redondi su Husqvarna, mentre il gradino più basso del podio viene occupato alternativamente tra Nicolas Pellegrinelli e Guido Conforti, ritiratosi il giorno precedente per problemi alla moto. Ma sì, sono contento, sia ieri che oggi sono riuscito a vincere tutte e due le giornate e niente, sono soddisfatto della mia gara. Ho fatto ieri tre cadute, oggi sono riuscito a diciamo non commettere grossi errori, a parte nell'ultima prova in linea che sono rimasto un po' piantato. Tutto sommato sono andato bene, sono riuscito credo a stare anche nei 10 nell'assoluta e sono molto soddisfatto. Speriamo sempre di migliorare, dopo questa gara qua mi sa diceva a me con le prove così, ma anche nei fettucciati mi difendevo abbastanza bene. Sono soddisfatto e ringrazio tutti quanti, le persone che mi hanno tifato, la KTM Farioli e Belometti che ci danno mano con gli allenamenti. Che bolle! Non farete, no?
Un appassionante duello si è vissuto nella 2.50 due tempi tra Alessandro Botturi, trionfatore nella prima giornata, e Maurizio Michelus, vincitore nella seconda. I due piloti di Gas Gas e Fantic Motor si sono alternati la vetta del podio per tutta la gara, arrivando all'inizio dell'ultimo giro con pochi decimi di distacco. Qualche caduta di Botturi e una grande manetta di Michelus ha visto trionfare il pilota friulano, che ha distaccato il pilota Gas Gas di soli 3 secondi. Terza posizione in entrambe le giornate per Giovanni Gritti su TM. Sicuramente è un campionato combattuto. Oggi ho fatto secondo per 3 secondi, sono partito malissimo al primo speciale, che sono caduto, ho preso parecchio vantaggio, sono riuscito a recuperare e passare in testa, poi lui alla fine ha tirato fuori due belle unghiate nelle ultime due speciali e si è meritato la vittoria. E oggi è stata veramente una battaglia sul filo dei secondi, fino all'ultima speciale eravamo distaccati di veramente un paio di secondi, e è stata entusiasmante la lotta dell'ultimo giro, dove fortunatamente sono riuscito ad avere la meglio. È stata veramente una bella gara e sono contento di essere riuscito a vincere oggi, in maniera da non avere, in ottica di campionato sono ancora abbastanza vicino a lui, quindi c'è ancora tutto da giocare. Grande giornata anche per un brillante Thomas Oldratti, alfiere KTM Farioli, che oltre a conquistare la sua classe ottiene nelle due giornate la seconda e terza posizione nell'assoluta. Nella classe del pilota delle Fiamme Oro si sono posizionati sul secondo gradino del podio un bravo Maurizio Gerini in sella alla Husqvarna RS Moto, e sul terzo gradino, alternando le giornate, Alessio Paoli su HM Honda e Roberto Rotta su KTM. Sì, infatti anche oggi la seconda giornata è andata molto bene, ho fatto una buona gara, peccato per un errore in linea, una scivolata quando ero abbastanza vicino a Ola per la salute, però sono un po' indietro con l'allenamento e quindi non ho risentito un po' sul finale di gara, però sono contento per questo rientro, due vittorie, va molto bene tutti e due i giorni nei primi tre della salute, quindi va molto bene, ringrazio il team KTM Farioli e va bene così. Tra gli stranieri si impone il vincitore dell'assoluta Mika Ola, pilota HM Honda Zanardo, seguito dal compagno di casacca Rodrik Tjain e da Joachim Ljunggren su Husaberg. Tra le squadre vittoria con 3 primi posti e una terza posizione per il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, grazie ad Oldratti, Michelus, Albergoni e Balletti, seguiti dal motoclub Lumezzane con Trainini, Botturi, Salvini e D'Ambrosio e dal trial David Fornaroli con Manzi, Paoli, Belometti e Mussini. L'appuntamento con il tricolore degli assoluti d'Italia è rimandato a settembre, e più precisamente il giorno 11, quando a Fabriano si svolgerà la 7ª prova della stagione 2011 grazie al motoclub Artiglio.